Babbo, registro un breve video sull'ultimo aggiornamento e arrivo. Se si mangia che è pronto, chiamami. Allora, hai a disposizione 13 minuti da ora e poi devi essere qui. Passo. Quindi 13 minuti per parlarvi dell'ultimo. Mammaccavoli, com'è buono questo spuntino che mi hai preparato solo per me. 13 minuti dunque a Ti disposizione. piacciono i gamberetti in salsa rosa, Vivi? Allora, 13 minuti per parlare dell'ultimo aggiornamento ricevuto proprio ieri a Natale e installato questa mattina al Santo Stefano. Allora, si tratta dell'aggiornamento 2019.40.50.1 e quali sono le novità? Innanzitutto, ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda autopilot. Ricordiamo che noi non abbiamo il full self-driving, ossia l'autopilot avanzato, ma l'autopilot quello base. Fatto sta che abbiamo dei miglioramenti anche noi per quanto riguarda la velocità delle auto nella corsia adiacente alla nostra. Infatti, se per esempio abbiamo la velocità impostata a 130 con autopilot in autostrada e nella corsia a fianco vanno molto più piano, allora autopilot regolerà la velocità attuale della nostra auto nella nostra corsia in base anche alla velocità della corsia adiacente. Sì, insomma, infatti ha molto senso perché ogni tanto si aveva questa sensazione di passare tutti con l'autopilot che non dà molta sicurezza. Comunque proveremo sul campo. Poi sono stati introdotti i comandi vocali. In realtà si tratta di un miglioramento di questi ultimi, poiché esistevano già anche prima. Adesso è possibile controllare il climatizzatore impostando una temperatura specifica, oppure dicendo caldo e o freddo per modificare la temperatura, ma anche è possibile azionare il riscaldamento dei sedili semplicemente con un comando vocale. Inoltre, finalmente si potrà aprire il vano portaoggetti dando soltanto un comando con la voce. Tutte queste e altre funzionalità le scopriremo più avanti, però, perché di fatto ad oggi a volte vanno, a volte no, non sono affidabili e costanti. Ci sono davvero tanti bug. Speriamo si risolvano presto. E c'è anche un miglioramento del telefono. Adesso infatti sarà possibile far leggere all'auto i messaggi in entrata e rispondere a questi ultimi dettando il testo direttamente con la voce. Catania Simone dice ciao Gabriele. Ciao Simone. È stata anche introdotta la modalità Camp. Questa nuova opzione, attivabile quando si è in park, permette di mantenere il flusso d'aria, la temperatura, i file multimediali e l'illuminazione interna sempre attivi. Inoltre si disattiveranno il blocco dell'auto, l'auto non si chiuderà, il Sentry Mode e l'antifurto. Camp Mode funziona con più del 20% di batteria. Per quanto riguarda invece Tesla Theater, ossia tutta la sezione di intrattenimento di Tesla, è stata aggiunta l'applicazione Twitch. Poi sono stati aggiunti dei giochini. È stata aggiunta la tastiera vocale per evitare di scrivere sullo schermo, si detta il testo che si vuole immettere. Milano. È stato aggiunto una specie di, beh, fantastico, questo mio padre lo adorerà. È stata aggiunta una specie di garage band, una suite musicale per creare delle tracce, delle musiche. Inoltre adesso è possibile salvare i videoclip suonando il clacson. Profili conducente, sono stati apportati dei miglioramenti anche per quanto riguarda il salvataggio dei profili conducente e gli amici danesi saranno contenti, adesso è supportata anche la lingua danese. Inoltre, per la prima volta qua su Standard Range Plus ci siamo ritrovati con la visualizzazione satellite delle mappe e anche la visualizzazione
traffico live. E come potete vedere funzionano anche con LTE. Adesso invece controlleremo se YouTube, Netflix e Spotify funzioneranno anche con LTE e non solo dunque con Wi-Fi. Come potete vedere anche in LTE Spotify funziona senza alcun problema. Funziona anche Netflix. Anche YouTube senza alcun problema in LTE. Anche questo video è giunto al termine. Se l'hai trovato utile, lascia un mi piace e facci sapere la tua nei commenti. Se hai domande particolari o curiosità, non esitare a contattarci via i social o tramite mail. Non scordarti nemmeno di seguirci su Instagram, Facebook e LinkedIn per rimanere sempre aggiornato. E se vuoi comprare una nuova Tesla, mi raccomando, utilizza il nostro codice referral. Da Team Delphinium è tutto, alla prossima! I like to love you, love you.